Ciao fragoline, nuovo video. Allora, già mi intravedete qualcosa. Sono andata alla Lidl e dato che c'è San Valentino e come sempre alla Lidl mette le cose per San Valentino su tutto, ho deciso di per la prima volta in casa nuova posso finalmente mangiare tutte queste cose, ovviamente non da sola, ma con moderazione. Dato che siamo in due, ho fatto la spesa per due persone, cioè spesa. Ho preso solo le cose di San Valentino, tutto qua. Allora, questo è lo scontrino della Lidl. Ho speso 66,82 euro. Adesso, se riesco a dirvi i prezzi senza star lì 3 ore a cercare, è meglio. Allora, prima di tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video, ne farò altri. Ovviamente piano piano diversi perché, come sapete, la Lidl fa cose diverse, tipo Halloween, Natale, tutte queste cose qua. Vi dico, cioè vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, per prima cosa, c'erano pochissime cose perché alla fine io sono andata oggi, che è il 9 di febbraio. Voi questo video lo vedete sabato, per cui calcolate che la promozione era dal 6 di febbraio fino al 12 febbraio e praticamente hanno fatto fuori quasi tutto. Io ho trovato solo le cose che c'erano, per cui poi le altre cose non le ho prese perché non mi piacevano, ad esempio la vestaglia che avevo già preso, i biscotti della Fortuna che secondo me non c'entravano niente. Comunque, vabbè, ho preso questi. Allora, ho trovato questi qua che sono i Mochis Blueberry. Sinceramente, non so. Dovrebbero essere alla vaniglia. È tipo un gelato alla vaniglia, più o meno. Ce ne sono dentro 6, 35 grammi. Questi qua. Allora, aspettate, vediamo se riesco a trovarli. Allora, sono mochi a forma di cuore, praticamente 4,99 euro. Ne ho preso uno perché ho trovato solo uno. Questa è qua la prima volta che li vedo, per cui vi dirò ovviamente poi se saranno buoni oppure no. E ho preso questi. Poi ho preso i tovaglioli, che tanto non ce l'avevo. Mi sono finiti e allora ho detto, vabbè, prendo i tovaglioli, questi qui. Due veli che ci sono dentro, boh, cuoricini, fatti così in poche parole. I tovaglioli 99 centesimi. Poi ho preso i gelati. Allora, questo a forma di rosa alla vaniglia. I gelati, allora, questi sono quattro. Sono quattro gelati. Praticamente 2,79 euro. Scusate se ci metto un po' per trovare però quando sono tante cose è difficile. Comunque 2,79 questi. E poi ho preso sempre i gelati, però adesso vi faccio vedere. Li ho presi così, rosa come al cheesecake blueberry. Questi, il prezzo è lo stesso, 2,79. Ovviamente ho preso tutti e due, ma c'erano solo questi due. Calcolate che è la prima volta che li prendo, sono gelati, fa diciamo freddo per mangiarli, per cui questi qua per il momento li lascio nel frigo e poi li mangerò. Per cui ne ho presi due, sono quattro, per cui saranno praticamente due a testa. Li proviamo in due, poco tempo li facciamo fuori. Poi ho ripreso i cuoricini grana padano. Allora, di solito il grana lo mangio solo io perché il mio ragazzo non gli piace, dato che sta male se lo mangia. Per cui alla fine ho preso questi per me che sono a forma di cuoricini. E questi erano buoni perché li avevo già presi. Poi ho trovato i formaggi. Ah, non vi ho detto il prezzo del grano a forma di cuori, vediamo se riesco a trovarlo subito.
3,29 euro. Invece questi, formaggio fresco, 1,79 euro, che sono a forma di cuoricini fatti così. Poi ho preso i cuoricini di patate, che questi erano buoni. Ne ho preso uno perché sono 500 grammi, per cui dato che siamo in due, ho preso una confezione. Anche questi, 3,38 euro. Ah, sono... No, non sono ripieni. Ah, infatti. Ovviamente ho sbagliato. Allora, questi costano 1,59 euro. Quelli invece che vi ho detto prima era praticamente... vabbè, adesso ve li faccio vedere. Comunque questi. Quelli da 3,38 euro che vi ho detto prima sono questi qua. Questi cuori ripieni con mozzarella di bufala, campana d'oc con pomodoro. Questi invece ne ho presi due perché sono di 250 grammi. Io ho preso questi qua. Ovviamente questi sono la prima volta, infatti sono a forma di cuore, sono troppo belli. Li ho visti, ho detto, li prendo, tanto in 2 secondi li facciamo fuori, vi farò sapere poi in un video. Poi ho trovato, stranamente, i nuggets chicken, questi qua a forma di cuore, che dovrebbero costare 3,79 euro, se non sbaglio. Sì, 3,79 euro. No, 1,98 euro. Io non so perché sbaglio sempre, comunque 1,98 euro. Poi ho preso questi, allora, coppa con panna, dovrebbe essere questi, che sono due pezzi, dovrebbero essere due pezzi, non lo so. Comunque questo dolce, se non sbaglio, no, scusate, questi costavano 8,98 euro, per cui... Molto di più, ne ho presi due e l'ho pagati 8,98 euro. Sono 400 grammi, dovrebbero essere, se non mi sbaglio, 4. Infatti c'è scritto 4 e sono fatti così alla ciliegia con panna. L'altra volta erano buoni, però sapevano troppo di ciliegia. Infatti io ne ho presi due di questi. 8 euro, un po' tantino per 4, solo per... Poi ho preso la torta, questa, a forma di cuore, che praticamente costa 6,99 euro. Anche questa costava un po'. Scusate se fa riflesso, ma questa volta non ho messo la luce, sto usando solo le luci normali. Spero che si vede quello che vi sto facendo vedere, perché non c'avevo voglia di mettere le luci. Comunque, questa torta, anche questa qua è la prima volta che la prendo, è di 700 grammi, dato che va in freezer, diciamo che questa possiamo mangiarla solo per cose speciali, oppure vediamo se mangiarla per San Valentino, quasi quasi la possiamo mangiare per San Valentino per festeggiare. E, per cui ho preso questa. Adesso non so se fare un vlog dedicato a San Valentino e farvi vedere queste cose che mangio. Non lo so, devo ancora decidere perché ho anche altri video da farvi vedere e piano piano inizio a farvi vedere le cose più carine, più belle, più quelle che piacciono di più, in poche parole. Poi ho preso le pizze a forma di cuore. Questo qui 3,58 euro l'uno. No, scusate, 1,79 euro, però tutte e due l'ho pagati 3,58 euro. Per cui vuol dire che quelli che vi avevo detto prima, infatti i bignè costavano 4,49 euro, ma tutte e due, dato che ho preso due scatole, l'ho pagate 8,98 euro. Infatti pensavo che era uno, ho detto, 8 euro un po' esagerato, poi ho visto, infatti era 4 euro. Comunque niente, ho preso, dato che siamo in due, due pizze a forma di cuore.
Calcolate che abbiamo la sera per mangiare la pizza, il dolce e anche il pranzo, perché giustamente, cioè proprio doc, vuol dire che quasi quasi farò anzi un video dove praticamente mangiamo le cose di San Valentino. Poi ho preso questo, prima che mi dimentico, che è la tovaglietta di rotolo, mai presa, è la prima volta, tipo Scottish per asciugare, eccetera. Questa non lo trovo, vabbè, calcolato 1 euro e qualcosa questo rotolo qua, neanche 2 euro mi sembra costato, credo, non lo so perché. Ora che trovo qua quanto costa almeno. Ah no, ho trovato tovaglietta rotolo 2,59 euro. Quando non riesci a trovare le cose che dici no, vabbè, guarda, lo trovi subito dopo. Comunque neanche tanto perché sono due veli sempre e direi che è ottimo. Poi tanto siamo in 2 ore che facciamo fuori queste cose. E poi ho trovato questi cioccolatini, stranamente. Questi li ho trovati a 1,29 euro. Hanno la scatola diversa. Io ho preso questa qua con scritto Love e praticamente sono a forma di cuoricino. Fatti così, molto carini. Ce ne sono dentro, mi sembra 4. Sì, 4, cioè proprio a numero. Che bello! Un po' tantino per 4 cioccolatini, che poi la cambiava la confezione comunque, ho preso queste. E di altro mi sembra che non ho trovato niente, ho trovato solo queste cose qui. L'unica cosa che non ho preso sono state le mutande, la vestaglia, il pupazzo perché l'ho già comprato l'anno scorso e ce l'ho già, quello koala con il cuore, con scritto il Love You, qualcosa del genere. E poi vabbè la vestaglia l'avevo già presa l'anno scorso che non mi sono tanto trovata bene con la vestaglia. Allora, vi dico la verità, ogni anno, vabbè forse tranne queste due o tre cose che ho trovato, che è stata la prima volta, ok, ma tutte le altre cose, ad esempio la torta, la pizza, i bignè, gli gnocchi, il formaggio e il grana sono sempre le stesse cose, cioè in poche parole non cambiano. L'unica cosa un po' è sempre lo stesso, per cui non so se quest'anno l'ho voluto fare questo video perché è la prima volta che posso permettermi di fare la spesa e comprarla per poi farla vedere a voi. Però se fanno sempre le stesse cose, secondo me preferisco non comprarle, perché è inutile comprare sempre le stesse cose se poi non cambiano in poche parole. Per cui per adesso è andata così. La prossima volta che sarà San Valentino, se ci saranno ancora queste cose qua, di sicuro non farò il video. Voglio già spiegare anche sulle altre cose, ovviamente. Ok, fatemi sapere se anche voi l'avete comprati, cosa ne pensate dei prezzi e se volete un video, allora, non per San Valentino perché non ce la faccio, perché appunto siamo a giovedì 9 febbraio, ora che registro il video di San Valentino, eccetera, non ce la faccio. Massimo, massimo, posso metterlo per giovedì. Giovedì lo vedete, per cui se volete un video dove vi faccio vedere che mangio queste cose di San Valentino da mezzogiorno fino alla sera, fatemelo sapere che secondo me è anche un'ottima idea. Non è una challenge, mangio 24 ore San Valentino, non voglio fare questa challenge, voglio solo fare un vlog diverso dove io mangio appunto le cose di San Valentino, un po' diverso da quello che fanno gli altri. Ho avuto questa idea. Fatemi sapere se ovviamente volete vedere questo video. Niente. Allora, dato che il mio ragazzo ha preso anche la coppa con panna, praticamente è un budino con sopra la panna. Quelli l'ha pagati 58 no, 29 centesimi. Ne ha presi 4, per cui 1,49 euro.
Poi abbiamo preso le lasagne che abbiamo già mangiato, che erano così così. Le lasagne, quelle da mettere in microonde veloce, in poche parole 2,69 euro. Abbiamo pagato a ciascuna la confezione di lasagna. Poi ho preso il lattughino, cioè l'insalata per i conigli, che ovviamente ho già dato. Quello che non vi mostro, a parte che non c'entra niente nel video, ma vi dico quello che ho comprato e vi dico i prezzi così almeno siamo a posto. Ho preso l'insalata per i conigli che scadeva oggi, ma gliel'ho data oggi, a 99 centesimi, ne ho presi due e l'ho pagato 1,98 euro. Poi ho preso le carote. Dove sono, mo? Che avevo viste. Allora, le carote costavano 1,49 euro, una confezione 1,49 euro. Comunque, vabbè, non ve le faccio vedere perché alla fine 4 gliel'ho dato ai conigli e 4 me le sono tenute io, ma tanto alla fine gliele do sempre a loro. Poi ho preso il sushi Waps, ne ho presi due confezioni tipo a cono, sushi a cono. 4,49 euro l'uno. Vi metto qua il video, la clip, perché quelli li ho mangiati oggi veloce, dato che io sono ho finito di lavorare, sono andata subito al Lidl a prendere queste cose per poi venire qua a casa e mangiare veloce per poi fare altre cose. Per cui calcolate che oggi lo sto registrando quando ho fatto, diciamo, questa spesa. Per cui sempre queste che adesso vi faccio vedere, nella clip, uno era il mango e carota e l'altra era salmone, c'era salmone, mango e carota e poi salmone e quelle cose verdi, che non so come si chiamano, e poi il formaggio. Comunque era tipo un cono sushi. Allora, vi dico la verità, non mi è piaciuto tanto, non è proprio come il sushi. Il salmone non è proprio salmone, per cui vi consiglio che se per caso andate alla Lidl non comprate il sushi alla Lidl, sia quello box che quello normale a cono, non comprateli, comprate solo il salmone normale e mangiatelo voi, fate il riso, eccetera, che è più buono. Invece comprarlo solo così, sul coso, sinceramente, l'ho mangiato io, non mi piaceva. Per cui queste confezioni che vi ho fatto vedere non prendetele perché non mi piacevano. E in più ho trovato anche un pezzettino di plastica dentro al salmone. Allora, per fortuna non mi sono strozzata perché sinceramente era un bel pezzo così. Per cui state attenti anche a quello che comprate, perché ogni tanto succede che, ad esempio, a me è successo, ma questa cosa non l'ho detta, che quando andate al supermercato, specialmente alla Lidl o altri supermercati, trovate delle cose dentro nel mangiare che sono un po' pericolosi, per cui state attenti quando mangiate di masticare bene e non si sa mai cosa trovate. Perché non è la prima volta che mi succede, ma non è la prima volta che sento anche le altre persone che lo dicono. Per cui, allora, ovviamente non dico solo alla Lidl, non sto dando la colpa alla Lidl, ma anche a altri supermercati. Per cui state attenti su quello che comprate, su quello che ovviamente prendete. Questa era la prima volta che ho voluto assaggiarli, l'ho assaggiati, non mi sono piaciuti, ho trovato quel pezzettino di plastica dentro, ho detto questa è la prima volta e questa sarà l'ultima che compro questi sushi. Invece se andate al ristorante a sushi che è ottimo, allora sì, ve lo straconsiglio. Niente, dovrebbe essere tutto, credo che vi ho detto tutto, vi ho sì, per cui totale 66,82. Allora, diciamo che è un po' caro perché 66 euro alla fine non è che ho comprato chissà cosa. Ho comprato poche cose. Comunque questo è quello che ho comprato. Detto questo, prima che parlo troppo, come sempre, e sto video dura l'eternità e oltre, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video sulla spesa. Fatemi sapere se preferite che io vi dico i prezzi a voce o ve li metto di fianco qua quando vi faccio vedere le cose, oppure non volete che io vi dica i prezzi.
fatemelo sapere sotto qua nei video. E ovviamente aspetto anche le vostre risposte se volete il video per San Valentino, che poi ovviamente sarà per giovedì, perché sabato, sì, sabato, martedì a San Valentino ci sarà un video che non è a tema San Valentino, ma ci sarà un video abbastanza bello, per cui niente, è già programmato. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!